Sì, buonasera, buonasera a tutti. È davvero. È davvero un piacere, prima di tutto, rivedersi qui. Tante persone, naturalmente un po' meno di quelle che sarebbero venute in una situazione normale, ma è già un primo importantissimo passo, un segno, come dire, di ripresa e di speranza. Il secondo punto che oggi veniamo a discutere di un tema importantissimo, il punto di partenza è il piano, il recovery plan, come utilizzare queste risorse, quale leva possono essere per uno sviluppo e una trasformazione del Paese in una situazione ancora, dobbiamo dircelo, particolarmente difficile. Difficile prima di tutto per quello che stiamo vedendo e per quello che ci riguarda come giornali raccontando in questi giorni, un fallimento politico, militare e per alcuni aspetti anche morale del nostro mondo, una ritirata rovinosa, l'abbandono di persone che avevano creduto in un mondo diverso, il rischio enorme che i diritti fondamentali, soprattutto quelli delle persone, di libertà, quelli delle donne, vengano rimessi in discussione, che si ricrei in quella parte di mondo qualcosa per cui avevamo combattuto, contro cui avevamo combattuto. Il secondo punto, e cerco di essere rapidissimo per poi andare al nostro incontro, è che forse io personalmente mi aspettavo che questo autunno fosse l'autunno della svolta, che i vaccini dessero la spinta per un ritorno completo alla normalità. Questo in gran parte sta accadendo e più ci vaccineremo e più accadrà, questa è la mia opinione personale, però dobbiamo anche tener conto di una situazione in cui probabilmente dovremo convivere ancora per un po' di tempo, non so quanto lungo, con questa epidemia. Avremo un mondo del lavoro e dell'impresa che probabilmente ripartirà molto completamente, ma altre situazioni, e qui c'è una grande sensibilità nell'intergruppo parlamentare come quella della scuola, ancora in confusione, con tantissimi rischi e con il problema enorme che potremo avere una generazione di studenti che avrà saltato dai 2 ai 3 anni di scuola. Di tutto questo, e chiudo rapidamente, discuteremo prima di tutto, soprattutto per la parte europea, con tutto quello che si porta dietro, con il commissario europeo per gli affari economici Paolo Gentiloni, che ringrazio di essere con noi in questo incontro. E poi con numerosi esponenti rilevanti del nostro Parlamento e dell'impresa, che hanno il tratto comune di partecipare all'intergruppo parlamentare per la sussidiarietà. Alessandro Cattaneo, membro del coordinamento e responsabile nazionale dei dipartimenti di Forza Italia, un non politico ma un imprenditore, presidente e amministratore delegato di PwC, Giovanni Andrea Toselli. Carlo Fidanza, capogruppo al Parlamento europeo di Fratelli d'Italia. Fabio Melilli, presidente della Commissione Bilancio alla Camera del Partito Democratico, e Maurizio Lupi, che è il presidente dell'intergruppo parlamentare per la sussidiarietà. Il nostro incontro, lo dico subito, si svolgerà in due momenti. Un primo momento avremo una conversazione con
con il commissario Gentiloni, che al termine di questa conversazione ci deve lasciare per un altro impegno romano che si accavallava, e poi un'intervista a più voci con i rappresentanti che vi ho appena presentato. Allora, commissario Gentiloni, anche presidente, visto che è stato presidente del Consiglio di questo Paese, ho detto, arriviamo in un momento particolarmente difficile. È un fallimento della politica USA, ma soprattutto del modo in cui della politica statunitense, prima Trump e anche ora Biden, hanno voluto chiudere una situazione, ma in qualche modo tutto questo sta lasciando un'ombra pesante un po' su tutto il mondo occidentale e su quell'Unione Europea che di questo mondo interpreta in una maniera determinata valori, interessi, strategie e politiche. Insomma, non si poteva fare diversamente. L'Europa, quanto ha pesato nel rapporto con gli Stati Uniti il fatto che l'Europa è stata, come dire, vissuta come un po' messa nell'angolo? Sì, innanzitutto grazie. È bello essere al meeting ed è bello in modo particolare esserci in questo periodo, perché si dimostra che si possono fare degli eventi ben organizzati, con la partecipazione del pubblico, e questo veramente merita un ringraziamento a tutto il meeting anche da parte mia. E l'Afghanistan, un altro epilogo era possibile. Credo che dobbiamo partire da questa convinzione. L'Economist parla di debacle del presidente Biden, ma questa in fondo è una debacle dell'Occidente, come diceva Fontana. E il lavoro fatto in questi anni, la risposta al terrorismo, perché io non dimentico l'11 settembre, i titoli dei nostri giornali "Siamo tutti americani", la scelta di andare in solidarietà con gli Stati Uniti a combattere il terrorismo, a combattere Al-Qaeda in Afghanistan. Non possiamo trasformare una debacle in una biura di quello che è stato fatto in questi 20 anni. Sarebbe un errore ancora più grave di quello compiuto con questo epilogo. Però il lavoro di questi anni, il lavoro per portare l'80% delle donne nell'istruzione in Afghanistan, il lavoro per eliminare, liquidare la presenza di Al-Qaeda, le vittime che ci sono state, anche vittime italiane in questo intervento, non meritavano questa conclusione. Non doveva finire così. Certo, non doveva finire così, ma adesso, come dire, è accaduto. E alcune riflessioni bisogna farle. Ad esempio, c'è l'enorme questione dei rifugiati. È un po' problematico che abbiamo un presidente di turno dell'Unione Europea che già dice che, per quello che lo riguarda, i corridoi umanitari non li farà o non li appoggerà. Ma guardate, il presidente di turno dell'Unione Europea è il leader di uno dei 27 paesi che in quei 6 mesi coordina l'attività, non ha poteri decisionali di alcun tipo. Però non voglio sfuggire al problema, perché certamente è una debacle dell'Occidente, e non lo sottovalutiamo, perché noi, direi tutti noi, apparteniamo a generazioni privilegiate, generazioni che hanno avuto il privilegio di conoscere i valori della libertà e della persona, e che si sono abituate a considerare questi valori, i valori della libertà e della persona, come valori non negoziabili, come valori intrinsecamente presenti nelle nostre società. E invece ci dobbiamo rendere conto che, se vogliamo garantire anche alle prossime generazioni questo privilegio, c'è una sfida aperta, perché il modello
che dà per scontata la centralità della persona e la irrinunciabilità della libertà, non è un modello unanimemente condiviso a livello globale. Ci sono esperienze, anche esperienze di grande successo, penso alla Cina, che dimostrano che si può avere un modello di capitalismo autoritario, se lo vogliamo chiamare così, che assicura comunque crescita economica, benessere, almeno fino a un certo punto, ma che certamente non è fondato sul valore irrinunciabile della persona e della libertà. Quindi quando parliamo di Occidente ci sentiamo tutti chiamati in causa, perché è una causa che ci riguarda tutti e riguarda il futuro delle prossime generazioni. Ci sentiamo chiamati in causa anche come Unione Europea. Oggi l'Unione Europea credo possa fare due cose sull'Afghanistan. La prima, dare un contributo serio alla accoglienza, gestione del problema dei rifugiati. Avremo un problema dei rifugiati. Adesso si discute se si scaricherà sui paesi vicini o se arriverà presto in Europa, vedremo. Ma abbiamo visto tutti le scene ripugnanti dell'aeroporto di Kabul che una cosa dimostravano, e che ci sono centinaia di migliaia, forse milioni di persone. Filippo Grandi, il capo dell'UNHCR, ci ha ricordato i rifugiati interni all'Afghanistan, forse milioni di persone che vogliono scappare da quel regime, scappare da quella dittatura. Noi che facciamo? Ci giriamo dall'altra parte? Facciamo finta di niente? Io credo che l'Unione Europea abbia il dovere di lavorare sull'accoglienza e su quote di immigrazione legale dei rifugiati afghani, e abbia il dovere di farlo anche togliendosi l'alibi dell'unanimità nelle decisioni. Perché io rispetto l'unanimità, anzi noi commissari europei siamo, nel gergo bruxellese, i guardiani dei trattati, quindi figurarsi se non rispetto l'unanimità, ma so che non ci sarà mai, perché ci saranno sempre 4, 5, 6 paesi contrari a una politica di accoglienza e di quote di immigrati legali. Non sto parlando di aprire le porte a chi che sia. E quindi che questo si può fare, si deve fare, con quello che le regole europee definiscono cooperazione rafforzata, con la protezione temporanea. E la protezione temporanea, cari amici, si decide a maggioranza, non all'unanimità. Quindi niente alibi. Se si vuole dare una mano sui rifugiati, sull'accoglienza e sulle quote, lo si può fare anche decidendo a maggioranza. Orban non sarà d'accordo, altri leader europei non saranno d'accordo, ma fa parte delle nostre regole. Il secondo contributo che dobbiamo dare a livello europeo è renderci conto che la domanda di un'Europa più presente sul piano geopolitico va molto più veloce della nostra capacità di risposta. E o acceleriamo questa capacità di risposta, ossia difesa comune europea, oppure si creerà un vuoto a livello globale in cui il tirarsi un pochino indietro da parte americana potrebbe essere sostituito da altre potenze che di quei valori per noi irrinunciabili non hanno certamente lo stesso rispetto. Quindi muoversi sulla difesa comune, e mi verrebbe da dire, se non ora, quando?
se non ora, quando muoversi sulla difesa comune. Io infatti volevo... Questo è un punto importante perché naturalmente si discute moltissimo degli attori geopolitici che sono rilevanti in questo momento, gli Stati Uniti, la Cina, la Russia, alcune potenze regionali come la Turchia molto aggressive. Non si riconosce all'Europa nella sua unità, nella sua visibilità comune questo ruolo di attore geopolitico anche perché manca un esercito e sappiamo come un esercito in tantissime situazioni, non solo di guerra ma anche di controllo, gestione e operazioni umanitarie sia qualcosa di fondamentale. Ma ci sono le condizioni. Oggi ho visto che il responsabile per la politica estera Borrell ha chiesto proprio una forza militare europea. Ma come è possibile nella condizione, nei rapporti in questo momento che ha l'Europa, arrivare anche a una forza militare europea che si può occupare di tante cose, ad esempio anche della gestione in qualche modo, del controllo dei confini? C'è già, direttore, una limitata forza comune europea, parliamo di 5.000 unità, quindi molto limitata. Ci sono progetti, ci sono buone intenzioni. Il problema è che siccome si aprono dei vuoti, bisogna accelerare le decisioni europee in modo che questi vuoti siano riempiti. E ripeto, se non lo facciamo adesso, non capisco quando riusciremo a farlo. Dico anche ai molti che lamentano ogni tanto l'assenza dell'Unione Europea è che questa assenza molto spesso è il frutto della spinta, talvolta delle stesse autorità di governo che lamentano questa assenza, a incoraggiare gli egoismi e i protagonismi nazionali. Allora le due cose insieme noi non le avremo mai. Se vogliamo essere rilevanti sul piano globale lo dobbiamo fare a livello europeo, perché non lo faremo mai a livello nazionale. Se vogliamo farlo a livello europeo non dobbiamo ostacolare con gli egoismi nazionali lo sviluppo di una difesa europea. E per il prossimo anno sarà una delle tre o quattro grandi sfide della nuova Commissione europea e per quanto mi riguarda io farò di tutto perché dalla lezione dell'Afghanistan si tragga questa conclusione. Serve una difesa europea. A proposito di svolte e di cambiamenti, ce n'è stato uno sicuramente rilevante, che è il tema centrale di questa nostra discussione, quello del varo del PNRR. È rilevante perché l'Europa per la prima volta ha deciso di mettere insieme risorse, sviluppare e mettere un debito comune, occuparsi delle questioni di sviluppo e di trasformazione ecologica e tecnologica dei Paesi membri, mettendo un po' da parte sia gli egoismi sia quella filosofia europea che aveva portato a, come dire, al culto dell'austerità e alla gestione della crisi greca. L'interrogativo che si fanno tanti, anche vedendo quello che ancora si dice in tanti paesi europei, è una svolta limitata dovuta solo al fatto che dovevamo fronteggiare qualcosa di enorme o davvero ci sono le basi perché questo passo del PNRR ne produca tantissimi altri passi di condivisione dal punto di vista economico, del debito, con anche scatti successivi? Io direi che dipende da noi in due sensi. Il primo sarà oggetto di battaglia politica, discussione in Europa e nei singoli paesi. Diamo un futuro a questa nuova Europa che decide di mettere debito in comune e di farlo riequilibrando verso i paesi in maggiore difficoltà, non distribuendo questo debito comune in modo uguale a tutti i paesi.
E dipende da noi anche in un altro senso, da noi italiani. Perché io ho firmato degli accordi per distribuire circa 52 miliardi di euro di prefinanziamento di questi accordi in queste settimane. I 26 di questi 50 miliardi andavano all'Italia, un po' più della metà. Quindi dobbiamo renderci conto che la risposta a questa domanda dipende in larga misura dal successo che questo piano avrà in Italia. Andiamo verso forse l'autunno più importante in termini economici da 30 anni in Italia. E non mi pare che ce ne rendiamo conto abbastanza, devo essere onesto. Cioè, abbiamo chiaro la posta in gioco dei prossimi mesi, non dei prossimi anni, dei prossimi mesi, le riforme da fare in Parlamento, gli investimenti da decidere. Perché guardate, la situazione per certi versi, nonostante i dubbi di cui parlava giustamente Fontana legati alla pandemia, è una situazione ideale. Cioè abbiamo davvero una ripresa economica molto significativa in Europa. A luglio abbiamo avuto i migliori dati di crescita economica da 20 anni a questa parte, in Italia e in Europa. E adesso con queste risorse comuni possiamo dare a questa ripresa qualità in termini di sostenibilità ambientale e un carattere duraturo. Oppure possiamo non farlo. Allora avremo un rimbalzo, perché il rimbalzo ci sarà comunque, e tra un anno o due anni saremo da capo alla crescita striminzita, al divario tra nord e sud, alle difficoltà del nostro paese. Questa sfida, che dovrebbe essere vissuta come una missione nazionale di tutti i partiti politici, governo e opposizione, di tutte le forze sociali, della cultura, di tutto il paese, a mio avviso non ce l'abbiamo ancora chiara. Il dibattito italiano mi sembra un dibattito che non tiene conto della straordinarietà di questa occasione e dei rischi di fallirla questa occasione, perché come ricordava Mario Draghi proprio qui l'anno scorso, c'è un debito buono e un debito cattivo, e l'Italia ha fatto, unico tra i 27 paesi, la scommessa di chiedere l'intera posta del piano di recovery, tutti i trasferimenti e tutti i prestiti, e tutti i prestiti possono essere debito buono o debito cattivo e dipende da noi. Quindi il mio appello, se posso fare un appello, è: rendiamoci conto della grande opportunità e sfida che abbiamo e concentriamoci il più possibile sui vaccini e questa sfida economica. Lasciamo da parte le mille discussioni per le quali giustamente ci appassioniamo, ma che in un momento di così grande emergenza, io credo, dovrebbero passare in secondo piano. Commissario, un paio di domande rapidissime, che siamo quasi alla conclusione del nostro tempo. Intanto un giudizio su come l'Italia sta realizzando via via i punti anche preliminari, perché il PNRR sia efficace, come stanno andando le cose? Io penso fin qui bene. Attenzione però che il prefinanziamento di cui parlavo prima, 26 miliardi per l'Italia, che è una specie di finanziaria, come Maurizio, dico Maurizio perché Stato Ministro ricorda bene, riguardavano un programma, non dei risultati ottenuti. I prossimi riguarderanno dei risultati ottenuti, e questi risultati ottenuti saranno bruxellesamente scanditi da tempi, obiettivi, eccetera.
E purtroppo sarò io, pensate un po', che quello che dovrà dire ok, lo stiamo facendo, non lo stiamo facendo, una delle posizioni meno invidiabili che si possano avere. Quindi fin qui bene, ma da qui alla fine dell'anno ci sono 52 obiettivi, due o tre importanti riforme da approvare in Parlamento, tanta roba, caro direttore. Quindi non vorremmo che sia Gentiloni a doverci richiedere i soldi indietro. Poi devo chiedere asilo politico in Belgio, esatto. Che non è l'ideale, perché un paese accogliente. Un'ultima battuta che riguarda sempre la ripresa economica. Insomma, i dati di crescita sono importanti. Sono fondati su una condizione sia di fiducia del Paese ma anche di sicurezza. Sai che qui il Presidente di Confindustria ha posto in una maniera anche molto brusca il tema del Green Pass nei luoghi di lavoro, andando a uno scontro abbastanza pesante con i sindacati. Cosa pensa di questo punto? Ma io sono favorevole al Green Pass nei luoghi di lavoro. Sull'altro... Penso che sia un contributo alla difesa della salute dei lavoratori. Sull'altro tema di cui invece qui al meeting si è discusso, anche alla luce dell'intervento di Bonomi, io sono sincero, tanto poi torno a Bruxelles, non ho apprezzato molto i toni dell'intervento di, a mio parere, eccessiva polemica nei confronti del governo, e in questo momento, a mio avviso, meno polemiche e più lavoro comune meglio è. Ma certamente il tema che viene posto di guardare a questa legge con attenzione è un tema legittimo. Io ricordo bene che noi raccontammo ai lavoratori un po' di tempo fa che avevamo già risolto questa questione con un provvedimento che si chiamava, se non ricordo male, decreto dignità, una cosa di questo genere. E poi ci siamo scontrati con quanto sia difficile affrontare questa questione della delocalizzazione. Quindi avanzare dubbi, chiedere di discutere sul tema della delocalizzazione, senza francamente attacchi al governo, che ho trovato in questo momento abbastanza fuori luogo, è a mio avviso più che legittimo, tenendo conto, e concludo su questo, direttore, che il grande e affascinante lavoro che dobbiamo fare è quello di attrarre investimenti in Italia, non di illuderci di poter congelare la situazione occupazionale e delle presenze straniere per così come essa è in questo momento. È chiaro che dobbiamo difendere posto di lavoro per posto di lavoro nelle imprese che oggi minacciano licenziamenti, e addirittura, se lo fanno in modo vergognoso via WhatsApp, dobbiamo ribellarci a questo modo feudale di vivere i rapporti di lavoro. Ma al tempo stesso, cari amici, non risolviamo il problema congelando quello che c'è, risolviamo il problema attraendo investimenti, e quindi con la riforma della giustizia civile, con le nuove regole sulla concorrenza, con le politiche attive del lavoro, con tutto quello che ci separa da un'economia più sostenibile e più competitiva. E qui torniamo al piano europeo. L'occasione è adesso. Se spendiamo bene questi quattrini, potremo gestire nel modo migliore possibile sul piano sociale la transizione verde, che è una sfida veramente, come si dice, da far tremare i polsi, ma assolutamente necessaria, e potremo avere un'economia più competitiva. Risolviamo il problema del lavoro se rendiamo la nostra economia più competitiva e più sostenibile. Allora il corpo a corpo su ogni singolo posto di lavoro avrà senso
e sarà inquadrato in una prospettiva dinamica. Altrimenti sono battaglie, come sa bene Maurizio, che è molto difficile portare avanti e portare al successo, perché nel rapporto sulla singola impresa, singolo posto di lavoro, puoi cambiare alcune regole, io sono assolutamente favorevole, ma non avrai mai la certezza che tutto resti com'è e dov'è. Le cose devono crescere, non dobbiamo soltanto difendere quello che abbiamo, devono crescere nella sostenibilità. E davvero vi ringrazio di nuovo, scusandomi che devo andare via, ringrazio Maurizio, ringrazio il direttore Fontana e tutti gli altri amici che parteciperanno al secondo tempo di questo dibattito. Grazie e arrivederci. Bene, grazie, grazie ancora a Paolo Gentiloni. Mi sembra che abbiamo, come dire, già messo a fuoco tanti problemi, affrontato situazioni problematiche, abbiamo discusso soprattutto del clima che si deve creare nel Paese perché tutto questo funzioni, sia veramente una svolta e non sia solo un accumulo straordinario di debiti che prima o poi qualcuno dovrà ripagare. Intanto io partirei da questo punto di vista, partirei con il rappresentante, posso chiamarla così, delle imprese, perché mi interessava molto capire quanto questa questione della svolta sia, come dire, diventando vita quotidiana nelle imprese e quali sono invece i punti problematici che pongono al potere politico, a quello legislativo, a chi deve creare l'ambiente favorevole perché le imprese si sviluppino, creino lavoro e facciano e determinino crescita. La domanda naturalmente è per Giovanni Andrea Toselli di Pricewaterhouse. Una domanda più facile l'avrei apprezzata forse. Va bene. Prima di tutto no, non mi faccia rubare il lavoro a Bonomi, perché io non sono rappresentante delle imprese, ho solo la fortuna di fare un lavoro che mi dà la possibilità di vedere tante imprese, di parlare con imprenditori, di parlare con dei gestori e di, come dire, riuscire un po' a mediare i sentimenti dei vari settori. Io ho ascoltato con grande attenzione il presidente Gentiloni e credo che i messaggi che ci ha lasciato siano assolutamente rilevanti, anche se scendiamo dal macro al micro, come ci insegnavano all'università, no? Andiamo in un fatto di microeconomia, di gestione di impresa, di azienda. A partire dalla geopolitica, che è un fatto che almeno negli anni, io sono del 64, quindi sono un boomer, negli anni in cui mi sono sviluppato come professionista non era un fattore particolarmente rilevante. Noi siamo la generazione post-guerra fredda, dove il mondo era abbastanza tranquillo. E quindi in una stabilità geopolitica l'economia ha potuto fiorire e in alcuni paesi più che in altri. In Italia ha fiorito fino a quando è successo quello che sappiamo, no? E quindi il concetto di sostenibilità, inteso proprio come si definisce in questi giorni, di contraddizione fra i bisogni della generazione presente rispetto ai bisogni delle generazioni future. Allora, che cos'è secondo me la cosa più importante? Considerare quello che questo ambiente, e qui il presidente Gentiloni ha approfondito abbastanza verso la fine, il nostro ambiente economico ha bisogno di riforme. Non ha bisogno tanto in questo momento storico di denari, perché ci sono masse di denaro. Ricordiamoci che siamo in una situazione in cui per lasciare i soldi in banca bisogna pagare. Ci sono più soldi che opportunità di investimento. Il capitale privato
anche internazionale, cerca opportunità di investimento. Allora, quello di cui noi abbiamo bisogno è un sistema di riforme che veramente rendano attrattivo il paese e che quindi possano in qualche modo facilitare anche l'investimento estero. Si è parlato di delocalizzazione, ma bisognerebbe avere delle statistiche, non so quanto in un'ottica di effettiva riforma dei meccanismi legali ed economici di questo paese la delocalizzazione potrebbe essere rilevante o meno. Bisogna far crescere quello che abbiamo detto prima, e credo che tanti imprenditori siano appunto nell'attesa di questo, sono nell'attesa con una grande desiderio di ripartire, con un grande desiderio di, nella stragrande maggioranza, non di delocalizzare o di vendere l'impresa di famiglia a qualche fondo anglosassone, ma veder ricrescere quello che il valore delle loro imprese è, creare benessere per il paese nella vicinanza delle imprese. Cioè, noi abbiamo un'economia fatta di piccole imprese che impattano su piccoli paesi, su cittadine, e quindi il benessere di quella gente deriva dal fatto che ci siano o non ci siano quelle imprese. Allora, le riforme sono la cosa più importante. La capacità di avere debito buono è ovviamente un must in azienda, perché cioè, il debito buono e il debito cattivo è il concetto di leva finanziaria che chi ha studiato economia conosce bene. Adesso, in un momento in cui, e mi ripeto, le risorse finanziarie sono particolarmente cospicue, a prescindere da quelle del PNRR, che possono essere utilizzate per questioni mirate e quindi lasciare al mercato il resto, ecco che questi investimenti devono costare poco, e quindi qui c'è il grande dubbio ancora di come funzionerà il PNRR e quanto costeranno queste risorse per le imprese. Quindi la governance, si è parlato della governance, si potrebbe approfondire su questo. E ripeto, perché secondo me è importantissimo, le riforme. Riforma della giustizia, riforma dei trasporti, tutto quanto può essere intorno a quello che aiuta le imprese a fare business. Io posso dire, recentemente, durante l'estate, ho partecipato ad una transazione che ha visto la mia organizzazione in prima persona con degli investitori stranieri. E i mesi si sono focalizzati non sulla performance del business, ma sull'ambiente regolamentare e sull'ambiente giuridico correlato a quel tipo di business. Allora, queste sono le cose che dobbiamo considerare, perché sono le cose che hanno un po' rallentato lo sviluppo del paese, non di sicuro l'imprenditorialità o la voglia di lavorare. Bene, grazie. Grazie al dottor Toselli. Io farei un primo giro di domande su dei temi un po' più generali legati a quello che ha detto Gentiloni, per poi passare a una discussione un po' più di merito sul documento e sul lavoro dell'intergruppo. Intanto a Alessandro Cattaneo, membro parlamentare, membro di Forza Italia, una delle cose che usciva è riusciremo con il PNRR, ma magari anche ad avere una politica estera comune, se si superano quelle che Mattarella, qui in un altro incontro, cioè in un altro discorso molto importante, ha parlato di grettezza, mortificante ottusità, ipocrisie. Siccome siamo in un momento in cui noi abbiamo anche un governo di unità nazionale, come dire, lo spirito che ognuno dovrebbe mettere un po' da parte il ring, le posizioni particolaristiche per cercare di arrivare all'obiettivo, però vediamo che è molto, molto faticoso. Come si fanno quelle cose, ad esempio cambiare regolamenti, giustizia, impresa, in un clima politico di questo genere, che si avvia tra l'altro anche ad appuntamenti particolarmente spinosi? Sì, intanto grazie direttore per la domanda, per aver evocato anche le parole di Mattarella, che poi si inseriscono perfettamente anche nel titolo di questo meeting, no? Il coraggio di dire io, quindi di affermare idee, concetti al di là del mainstream o di quello che il pensiero dominante a volte ci prova a condizionare. E allora
qua torniamo anche, io credo, all'urgenza e al pragmatismo sano delle cose da fare che abbiamo davanti. Anche Gentiloni oggi in qualche modo lo ha detto. Cioè, sgombriamo il tavolo da ciò che ci divide e cerchiamo di affrontare ciò che ci unisce. Noi questo governo l'abbiamo voluto perché c'era da fare due cose: i vaccini e occuparsi dell'economia. Sui vaccini siamo molto contenti di come è andata la campagna di vaccinazione, che finalmente con l'arrivo del generale Figliuolo hanno avuto veramente uno scatto in avanti, e siamo convinti anche che iniziative come il Green Pass siano, francamente io fatico ad ascoltare qualche polemica che ci sono su questi temi, cioè il Green Pass, i vaccini, dobbiamo avere il coraggio di dirle, sono un fatto positivo, e noi in Parlamento l'abbiamo sempre detto senza esitazioni, non si può fare speculazione politica da nessuna parte su questi temi, cioè noi oggi senza vaccini e senza Green Pass non saremmo qua riuniti in sicurezza e in presenza come è bello fare, e quindi su questo assolutamente. E non mi si tiri in ballo il concetto di libertà, perché la libertà è fare quello che stiamo facendo qua e speriamo di poterlo fare di più e meglio anche in autunno. E poi l'economia. Allora, noi adesso abbiamo oltre 200 miliardi di euro dell'Europa che ci ha messo a disposizione. Quindi abbiamo anche tolto dal tavolo il tema che l'Europa tiranna non fa il suo dovere. L'Europa mette a disposizione questi soldi. Ora l'Italia deve dimostrare di fare cosa? Di fare le riforme, e non è solo un modo di dire. Perché quando in una prima fase, l'anno scorso, nel governo precedente, c'erano questi denari a disposizione, c'è stata la corsa dai ministeri, dai territori a rispolverare dal cassetto i vecchi progetti quasi degli anni 80-90. Un processo sbagliato, il contrario di quello che deve avvenire. Qua oggi noi dobbiamo innanzitutto riformare il Paese su tre capisaldi: riforma del fisco, riforma della burocrazia, riforma della giustizia. Sul fisco, un esempio concreto, io sono in Commissione Finanze. La Commissione Finanze ha provato a fare un tentativo, Melilli lo sa, sul trovare un documento comune, sembrava impossibile all'inizio farcela, alla fine abbiamo messo insieme un documento invece che ha visto tutte le forze della maggioranza di governo, con qualche eccezione, riuscirci, e anche il contributo, qua c'è qualche collega dell'opposizione in Commissione, è stato comunque un approccio costruttivo, e alla fine c'è un documento comune sul fisco che dice che ora è il momento della crescita e non della distribuzione della ricchezza, che ora è il momento di stare vicino alle imprese perché l'economia italiana riparte se ripartono le imprese, che ora è il momento non di patrimoniali, di leggi strane che vanno, come dire, a insistere sulla ricchezza degli italiani, ma è il momento di dare fiato a chi ha gambe e voglia di fare in questo paese. E allora questa secondo me è stata un'esperienza positiva. E aggiungo quindi che una terza però gamba importante su cui deve correre l'opportunità del Next Generation EU: i denari che ci sono, le riforme da fare, ma da ultimo una grande mobilitazione dell'individuo, dell'impresa, dei privati, più sussidiarietà io voglio vedere in questo piano, perché l'Italia, che è fatta da piccole e medie imprese, si rialzerà se noi riusciamo a mobilitare non solo i grandi campioni delle imprese nazionali, ma se riusciremo a far sì che tutti siano trascinati da questa opportunità di rilancio economico, e su questo secondo me siamo un po' in colpevole ritardo, ma perché questo è un meccanismo ancor prima culturale che non sostanziale. Troppe volte ci siamo viziati, nell'ultimo periodo l'abbiamo fatto un po' troppo spesso, a un centralismo e uno statalismo. No, laddove possibile lasciamo fare agli italiani, alle imprese, all'individuo, che lo fanno meglio spesso, in maniera più efficiente di non di quanto lo fa lo Stato. E concludo citando Bonomi, perché Bonomi potrà anche aver detto cose a volte un po' spiacevoli, però il PIL italiano, i dati sono lì da vederlo, ha lasciato sul terreno punti preziosi. Noi abbiamo perso sia paragonati a noi stessi, cioè noi per tornare al livello dell'anno scorso dovremmo lavorare almeno 2 anni, 3 anni, per tornare al 2008 dovremmo lavorare ancora di più. E quindi questo dobbiamo dircelo se dobbiamo fare un'operazione verità. E ancora di più abbiamo perso in termini relativi rispetto agli altri nostri tradizionali riferimenti, Germania e grandi paesi industrializzati, ma anche rispetto alla media dei paesi UE. Cioè noi abbiamo perso tutta la linea. Questo vuol dire che le riforme non sono davvero più rinunciabili. Facciamole adesso e facciamole insieme con uno spirito pragmatico e costituente. E un po' liberale, aggiungo io. Thank you.
Carlo Fidanza è il rappresentante di un partito che è all'opposizione, quindi che non partecipa a questa esperienza di governo, anche se ha avuto sempre un atteggiamento molto costruttivo rispetto alle questioni di merito che riteneva importante. Ma soprattutto mi interessa una prima domanda di fondo, perché qui come dire, Gentiloni ha chiesto esercito comune europeo, più Europa, ha anche come dire, criticato alcuni degli esponenti dei paesi europei a cui Fratelli d'Italia per molti aspetti fa riferimento. Cioè, ci sono due idee di Europa e quale è più efficace in una situazione come questa per risolvere questioni epocali, quella dei rifugiati, quelle dell'Afghanistan, del contesto geopolitico, della ripresa economica. Intanto grazie direttore e buon pomeriggio. Per me è un'emozione, è la mia prima volta qui sul palco del meeting. Tante volte ho frequentato questo ambiente dall'altra parte, insomma seduto come tutti voi nei corridoi, che forse sono ancora meglio della platea perché sono i luoghi dove si incontrano le persone. Il fatto di poterlo fare per la mia prima volta qui con il meeting che torna in presenza è davvero un grande piacere, e ben ritrovati direi. Ma direttore, vede, io naturalmente ho ascoltato con molta attenzione le parole del commissario Gentiloni, con il quale peraltro abbiamo una frequentazione insomma consueta direi, per ovvie ragioni, facendo io il Parlamento europeo, lui il commissario. Devo dire che ci sono sicuramente molti spunti interessanti nelle sue parole, ma io ho trovato anche tanti elementi di criticità e forse anche un velo di ipocrisia, mi dispiace dirlo dopo che lui se n'è andato naturalmente, ma perché vedete, penso che si debba, noi abbiamo un po' questo ruolo in questa fase storica, direttore, di cercare di dire le verità scomode che un po' diciamo il mainstream, la bolla tende a nascondere. Lo facciamo volentieri perché cerchiamo sempre di farlo argomentando, senza atteggiamenti diciamo oltranzisti, ma con argomentazioni che riteniamo fondate. Poi naturalmente il giudizio lo danno le persone che ascoltano e gli elettori in ultimo nelle urne. E dico che c'è un fondo di ipocrisia perché vedete, certo, di fronte alla disfatta, io dico disfatta dell'amministrazione Biden prima di tutto, non credo che sia un po' troppo assolutorio nei confronti di Biden dire che sia una disfatta dell'Occidente. Questa è una disfatta principalmente dell'amministrazione Biden, perché tra un ritiro ordinato e una rotta totale c'è una differenza, e questa differenza l'ha fatta la scelta che l'amministrazione guidata da Biden ha compiuto. Quindi poi complessivamente, se uno traccia un bilancio di questi 20 anni, ci sarebbe da discutere per interi pomeriggi su cosa noi lasciamo in Afghanistan dopo questa tragedia di queste ore, però probabilmente questa tragedia si sarebbe potuta evitare nelle sue manifestazioni più evidenti e tragiche appunto di queste ore, se fosse stato gestito meglio quello che era appunto la volontà di ritiro da parte degli Stati Uniti, che si portavano con sé purtroppo anche l'intera coalizione occidentale. Lo dico perché non è un mistero che anche i rappresentanti della difesa italiana, anche i rappresentanti della difesa britannica, persino i generali di Biden avessero sconsigliato una ritirata di questo genere. Invece il Presidente degli Stati Uniti ha voluto procedere in questa direzione e abbiamo visto purtroppo i risultati. Lo dico perché certamente l'Occidente nel suo complesso si deve interrogare, però probabilmente avremmo avuto meno su cui interrogarci se fosse stato gestito meglio il processo militare di ritiro. Chiusa questa breve parentesi, dico però che quando si dice che questo nuovo ruolo degli Stati Uniti, paradossalmente più in linea con una tradizione repubblicana, no? Quello che Biden ha detto nella conferenza stampa, spaventato dall'esito della disfatta in Afghanistan, è una linea repubblicana, è quella di dire guardiamo all'interesse nazionale degli Stati Uniti, non guardiamo all'esportazione della democrazia, che invece è stata una teoria storicamente coniata dai democratici e sostenuta anche da alcuni ambienti dei neocon durante le amministrazioni Bush. Ecco, Biden paradossalmente torna a un'idea di politica estera americana più in stile repubblicano. Questo apre sì degli spazi all'Europa, però anche qui dobbiamo interrogarci: vogliamo fare la difesa comune europea a guardia di quale politica estera europea?
perché la difesa comune, l'esercito comune ha un senso se uno ha una politica estera comune. Se non c'è politica estera comune non ha senso avere un esercito. Lo dico nei fatti, perché se noi ripensiamo a uno dei momenti a mio avviso più drammatici che abbiamo vissuto come europei 10 anni fa, quando nel 2011 i caccia francesi, britannici e diciamo poi con un nostro tardivo sostegno logistico andarono a defenestrare Gheddafi, con tutto quello che ha significato per noi quel momento, per noi come Italia l'abbandono del Mediterraneo che ancora stiamo pagando, i flussi incontrollati di immigrazione clandestina. Ecco, se avessimo avuto l'esercito europeo l'avremmo schierato mandando i cacciabombardieri europei a defenestrare Gheddafi, o l'avremmo mandati, come avremmo dovuto sostenere noi italiani, a fare un altro tipo di lavoro cercando di mantenere un equilibrio in quello scacchiere, evitando di pagarne noi come Italia le conseguenze? Ecco, o c'è una politica estera alla base e quindi c'è un'identità comune su cui costruire, avere, aggiungere un braccio operativo che è l'esercito, oppure altrimenti venire qui a dire che serve domani mattina la difesa comune europea è un ballon de sé, è qualcosa che si dice perché sì, si strappa l'applauso, ma poi nella sostanza questo non può avvenire se non c'è una politica estera di cui farti interprete, a maggior ragione perché noi abbiamo da evitare, a mio avviso, essendo ancora una grande nazione in questo continente, l'idea che ci possa essere una difesa comune a trazione esclusivamente francese. Oggi i francesi sono paradossalmente quelli che spingono di più per la difesa comune, perché sono, ne parlavamo prima di iniziare nel backstage, la potenza nucleare in Europa, sono quelli che più spingono perché sono quelli più assertivi in politica estera. Ma la politica estera francese è la politica estera che serve all'Italia? E torniamo ancora una volta al punto di partenza, l'esercito e la difesa comune per attuare quale politica estera. Quindi questo è il primo nodo su cui noi vorremmo, e qui sgombro il campo dal secondo elemento che lei, direttore, correttamente ha introdotto, che noi vorremmo di più. Perché si dice, no, i sovranisti cattivi che non vogliono l'Europa. No, noi vorremmo un'Europa che faccia meno cose e le faccia meglio, che si occupi meno dei dettagli più minuti della nostra quotidianità, assillandoci di burocrazia e parametri e regole spesso incomprensibili e spesso molto pesanti da gestire per le nostre imprese, e vorremmo un'Europa invece più presente sui grandi scenari internazionali, più capace di avere una politica estera comune. Allora sì, una politica di difesa comune, una Europa che sappia controllare i suoi confini esterni e gestire l'immigrazione legale, anziché pensare che ci dobbiamo fare carico noi di 38 milioni potenziali di rifugiati afghani, che è di tutta evidenza che non possiamo gestire, non potremmo gestire. Quindi serve un'Europa del realismo, non un'Europa dell'ideologia europeista che non porta da nessuna parte. E lo dico in un luogo che è il tempio della sussidiarietà, evocata insomma non solo perché siamo ospiti dell'intergruppo, ma è stata anche citata giustamente negli interventi che mi hanno preceduto, perché noi riteniamo che la sussidiarietà si debba applicare anche a livello europeo. Se è vero come è vero che non deve fare lo Stato quello che può fare l'individuo, la persona, quello che può fare la famiglia, quello che possono fare le aggregazioni sociali, nella nostra visione è altrettanto vero che non serve che faccia l'Europa quello che può fare meglio lo Stato nazionale, e che nello Stato nazionale possono fare meglio le regioni, le articolazioni territoriali. Non è vero che necessariamente l'accentramento di poteri porta ad una migliore efficacia della politica, perché la sussidiarietà ci insegna che la politica è più efficace laddove è più vicina al cittadino che vota, al cittadino che sceglie, al cittadino che controlla. E allora meno cose fatte bene. Lo dico chiudendo con un passaggio sul tema delle imprese che non è stato ancora fatto e che mi sembra sottovalutato nel dibattito pubblico italiano, direttore, che riguarda l'ambiente. Vedete, questa è una legislatura europea che è caratterizzata da una fortissima impronta ambientalista, molto mainstream, molto di moda, Greta Thunberg e tutto quello che ne è conseguito, da cui stanno discendendo delle scelte politiche che rischiano di avere un effetto devastante sul nostro tessuto imprenditoriale. Questo non lo dicono i cattivi di destra, lo dicono, se avete letto i giornali, non soltanto quello del direttore, ma tutti gli altri importantissimi esponenti del nostro mondo imprenditoriale, che ci dicono che i parametri che l'Europa ha appena stabilito in un pacchetto di misure, di cui forse sentirete parlare nelle prossime settimane, che si chiama Fit for 55 in inglese, cioè quello che persegue gli obiettivi di sostenibilità ambientale al 2030, se applicati domani mattina come l'Europa ci chiede,
rischiano di avere un impatto devastante per le nostre imprese, con perdita di decine di migliaia di posti di lavoro, chiusura di migliaia di aziende. Allora, PNRR, 37% delle risorse indirizzate alla transizione ecologica, o noi utilizziamo questi soldi per accompagnare le nostre imprese a cercare di rispettare questi parametri per me assurdi, ma che sono in campo, o altrimenti perderemo competitività. E allora finiremo a quel punto, chiudo direttore, di parlare nei nostri convegni dell'autonomia strategica europea, del fatto che l'Europa deve avere una sua politica industriale, perché staremo semplicemente lasciando il campo alla Cina, staremo semplicemente lasciando il campo a chi detiene il know-how, le materie prime, la capacità competitiva per invadere il nostro mercato con le sue merci mentre le nostre imprese chiudono. Allora un po' di realismo anche qui, tutti vogliamo la sostenibilità ambientale, ma deve essere accompagnata con la sostenibilità economica delle nostre imprese e con la sostenibilità sociale per i cittadini, i consumatori e i lavoratori. Fabio Melilla, il Presidente della Commissione Bilancio della Camera. Intanto mi piacerebbe sentire anche lei sul punto di quello che sta accadendo nel rapporto tra l'Italia e l'Europa rispetto al Recovery Plan, e poi dal suo osservatorio, che è un osservatorio abbastanza speciale, capire se questa idea di debito buono sta passando anche, come dire, nel modo in cui si stanno configurando le misure, o c'è, come dire, quella paura di una spesa incontrollata che a un certo punto qualcuno dovrà ripagare, qualcosa che, come dire, nella tradizione italiana è una questione che torna spesso, insomma. Beh, innanzitutto buonasera a tutti e grazie per l'invito, perché dà proprio l'idea della ripartenza, e questo credo si vada davvero a vostro merito. Ma io posso provare, direttore, a dire prima una cosa che è passata forse più inosservata, ma è in sintonia con le preoccupazioni che il commissario Gentiloni ci ha esposto qualche minuto fa. Noi in Parlamento abbiamo fatto un grande lavoro, Maurizio ne è testimone più degli altri per essere stato con noi in Commissione Bilancio. Posso dire una cosa che a me ha soddisfatto più delle altre, e cioè che il Parlamento ha ragionato di futuro, perché noi abbiamo fatto le linee di indirizzo del recovery tutti insieme, con un grande contributo, lo ricordava Cattaneo, anche delle opposizioni, diverse opposizioni a cavallo di due governi, e non ci siamo fatti sommergere da questo presente sterminato, per il quale sembra che la politica debba essere ridotta all'angusto spazio di un tweet. Noi abbiamo lavorato sui principi, e devo dire che i governi, quello Conte e lo stesso governo Draghi, hanno tenuto conto in maniera molto rilevante di quello che il Parlamento, tutte le commissioni parlamentari, perché abbiamo fatto lavorare tutte le commissioni, la Commissione Bilancio ha poi fatto una sintesi del lavoro delle singole commissioni, la stessa cosa è accaduta al Senato naturalmente. Ora, io penso che la preoccupazione del commissario Gentiloni sia fondata. Cioè, anch'io ho l'impressione che non ci rendiamo conto appieno delle opportunità che ci consegna l'Europa, che ci ha consegnato il PNR, e dei rischi che sono di una natura duplice. Il primo è non raggiungere gli obiettivi che ci vengono dati. Paolo ci ha ricordato che sono 52 solo a fine anno. E il secondo è che la speranza che abbiamo, noi che abbiamo avuto sempre la cultura della sussidiarietà, io vengo dall'amministrazione locale, però non è detto che quello che sta più vicino ai cittadini faccia tutto meglio. Insomma, c'è qualcosa che va fatto anche un po' più in alto. Il problema è decidere quali sono le cose migliori e in quale livello allocarle, e credo che questo sia il senso vero della sussidiarietà. Noi non ci rendiamo conto che il giudizio che verrà formulato sull'Italia
sarà dirimente rispetto alla speranza che il recovery plan diventi uno strumento usuale, perché noi gestiamo la parte più rilevante delle risorse e lo facciamo senza dare ascolto, e invece dovremmo farlo di più, ai dati che ci collocano nel livello più basso di capacità di spesa delle risorse europee degli ultimi 20 anni. Quindi lo sforzo è immane in un paese di una complicazione infinita, dove abbiamo costruito, poi ognuno attribuisce le responsabilità a chi vuole, ma abbiamo costruito un paese policentrico nella distribuzione dei poteri che è diventato di una complessità e non ha costruito un rapporto più fluido con le imprese e con i cittadini. Allentare questa matassa non è semplice, non è per niente semplice, e anch'io credo che non ci sia ancora la consapevolezza piena. Evidenzio due preoccupazioni, direttore. La prima, lei ha fatto riferimento al debito buono e al debito cattivo. Ora è indubbio che abbiamo spinto sugli investimenti. Tutti diciamo che gli investimenti hanno un effetto di moltiplicazione a seconda degli investimenti, ma comunque hanno un effetto di moltiplicazione sul nostro prodotto interno. Io credo che non dobbiamo stimolare gli investimenti privati, altrimenti l'effetto vero della crescita non lo registreremo mai in modo molto consistente. Io sono un po' diffidente, permettetemi di utilizzare questo palco per fare qualche confessione che non sono uso fare, rispetto alla capacità dei ministeri di costruire processi di spesa che vanno allocati nel sistema locale. Andatevi a leggere la graduatoria degli asili nido che è stata fatta qualche giorno fa nell'allocazione del primo miliardo sugli asili nido. È stata fatta utilizzando un bando che era stato costruito su una somma che stanziammo in una legge di bilancio destinata a finalità e di consistenza naturalmente molto diverse, e siccome abbiamo la fretta di spendere abbiamo deciso che quella graduatoria, alla quale avevano partecipato una serie di comuni secondo le loro decisioni libere, noi gli abbiamo caricato sopra un miliardo e due per accelerare la spesa. Ecco, io sarò in controtendenza, però a me questo must per cui bisogna sbrigarsi a spendere, io l'ho già visto, e non si fa debito buono. Quando la fretta, che è notoriamente cattiva consigliera, ti fa perdere il senso delle priorità vere. E quindi io penso che noi dovremmo esercitare come parlamentari, non avendo poteri di gestione come commissioni rispetto al PNR, almeno questa funzione di vigili attenti della qualità della spesa e della allocazione corretta delle risorse. Dico un'altra cosa, parliamo di differenze territoriali, parliamo di coesione territoriale, anche qui una confessione forse fuori schema: non è splendido il PNRR sul tema della coesione territoriale. E per coesione territoriale non intendo soltanto il sud, che ha comunque un grande rispetto, intendo le periferie delle grandi città, intendo le aree interne del paese. Non è splendido, potevamo forse fare di più, ma ci sono allocate risorse in punti diversi che vanno ricondotte ad unitarietà per consentire a tutti noi di fare debito buono, altrimenti le risorse davvero non saranno utili rispetto alle finalità che ci siamo date. Lo sforzo lo dobbiamo fare tutti, e chiudo questa prima parte. È chiaro che ci vuole responsabilità nazionale, è chiaro che l'opposizione fa l'opposizione, non sfugge a nessuno, ma la maggioranza ha ancora un cammino molto lungo, soprattutto sul versante delle riforme, da compiere per essere all'altezza della sfida. Grazie, grazie Melilli. Noi diciamo abbiamo quasi esaurito il nostro tempo, insomma sono state poste tante questioni con risposte interessanti e anche divisioni che sono abbastanza evidenti. Maurizio Lupi, che come dire vedo che il dibattito è organizzato in collaborazione con l'intergruppo parlamentare di cui
sei presidente. Due questioni. Una questione che riguarda l'Europa, perché lo dico un po' soprattutto all'onorevole Fidanza, è molto vero che ci sono tante questioni che l'Europa, per cui l'Europa non va, eccetera. Io però penso, guarderei un po', come dire, quello che è accaduto in questi tre anni. Noi siamo partiti, 2021, siamo partiti da una campagna elettorale del 2018, sì, insomma, 2018, in cui praticamente si discuteva di uscita dall'euro, di politiche antieuropee, sovraniste. Adesso perlomeno, e questo, come dire, c'è stato un doppio cambiamento, c'è stato un cambiamento nell'orientamento della politica europea, ma c'è stato un cambiamento anche molto, molto rilevante nelle politiche di alcuni movimenti e di alcuni partiti, perché il fatto che nessuno più discuta di uscita dall'euro è successo solo in tre anni, quindi evidentemente qualche segnale positivo è stato fatto. Quindi, e questo è un punto che volevo porre a un europeista moderato come Rubi. La seconda questione, visto che è la questione, il cuore del documento, mi dispiace, avremmo potuto fare un giro collettivo ma non ce la facciamo più, però c'è una questione seria. Nel documento per la sussidiarietà si pongono due questioni fondamentali, quella della formazione e collegata al tema del lavoro. Io sono molto preoccupato, e lo dico a chi sostiene soprattutto questo governo, per come sta ripartendo la scuola, come sta ripartendo la formazione, come questi temi mi sembra di rivivere, di stare nel déjà vu dell'agosto e del settembre scorso. Insomma, forse, voglio dire, dovreste darvi una scossa su questo punto. Ecco. Sì, intanto veramente grazie ancora a voi e al meeting di Rimini, perché ogni anno ospita un po' gli incontri promossi in collaborazione con l'intergruppo parlamentare per la sussidiarietà. Oggi è il primo e domani ci sarà il secondo, quello con i responsabili e leader di partito, perché credo che questo sia poi il luogo in cui meglio il nostro lavoro che facciamo in Parlamento, sia in Europa che in Italia, si colloca. E mi piacerebbe anche a me avere la possibilità di una battuta magari veloce sul tema poi del documento da parte degli altri amici colleghi con cui abbiamo lavorato insieme. Mi permettetemi anche di ringraziare il direttore Fontana e il Corriere della Sera, perché segue da sempre i lavori dell'intergruppo, dimostrando che ogni tanto anche le notizie sulla politica non sono solo quelle cattive, cioè quelle di quando la politica urla, strepita, ci si confronta descrivendo l'altro come il male assoluto, ma è anche un tentativo che da tanti anni facciamo di dialogare, di mettere a fuoco il dialogo sulle questioni pragmatiche, concrete, con molto realismo. Per questo la prima parte della domanda sull'Europa riguarda lo scopo e la natura dell'intergruppo per la sussidiarietà. Perché se osserviamo, partendo ognuno di noi dalla nostra tradizione, il nostro collocamento politico, oggi chi è in maggioranza e l'opposizione, chi all'interno delle stesse coalizioni sosteneva più Europa o meno Europa, penso con correttezza al centrodestra, noi e Forza Italia avevamo una posizione molto più europeista di quella degli amici della Lega e di Fratelli d'Italia, ci siamo accorti di una cosa, che noi in Parlamento, devo dire, il lavoro che ha fatto il Presidente della Commissione di Bilancio va, vi garantisco, in questa direzione. Ogni tanto ci accorgiamo, non ci salviamo da soli. E la pandemia ce lo ha dimostrato. Abbiamo bisogno, partendo dalle nostre diversità, di lavorare insieme, di individuare non ciò che siamo tutti uguali, ma ciò che ci unisce per dare il proprio contributo. E l'atteggiamento che è cambiato nei confronti dell'Europa, più che per uno spirito ideale, è stato uno spirito pragmatico. Non andiamo da nessuna parte. E quello che ha detto Gentiloni prima, per noi è fondamentale, perché, e l'hai detto tu nell'introduzione, direttore, abbiamo sempre criticato l'Europa degli egoismi, tutti noi l'abbiamo criticata, chi la voleva cambiare, chi voleva uscire, chi si diceva che si era fatta solo per l'euro e non per gli ideali che mettevano insieme diversi popoli. E poi ci siamo accorti e ci stiamo accorgendo che, proprio perché la realtà ha costretto tutti noi, Italia, Europa, politici, non politici, a cambiare, è che l'Europa poco alla volta è cambiata.
volenti o nolenti, non accorgendosene, perché decidere di fare debito pubblico insieme, perché quello che il PNRR, che i fondi europei sono stati messi a disposizione, è un passo che solo 3 anni fa nessuno di noi avrebbe mai scommesso. Ognuno pensava a se stesso, e questo è un primo punto fondamentale che indica un metodo, una strada in Europa o in Italia da seguire. La questione dell'Afghanistan è la stessa identica cosa, però il tempo è breve. La seconda questione che a me preme è quella legata, e che noi affrontiamo nel documento, proprio riguardo all'utilizzo dei fondi PNRR messi a disposizione dell'Europa, è quella delle priorità. Se no, tanto il debito lo stiamo facendo, c'è in gioco il futuro di tutti noi, buono o cattivo lo facciamo il debito, si gioca il futuro di tutti noi. Il primo pilastro da cui ripartire, e lo dice un ex ministro delle infrastrutture, le infrastrutture sono fondamentali, quando per fare un investimento pubblico di 100 milioni di euro ci si impiega 16 anni, c'è qualcosa che non funziona. Ma prima ancora di questo, il tema da recuperare, il pilastro fondamentale, è capire che la migliore infrastruttura per l'Italia e per tutti noi è l'intelligenza, è la persona, è l'educazione, la formazione. O ripartiamo da lì o non andiamo da nessuna parte. È il lavoro che abbiamo fatto insieme in Parlamento, cercando di far capire che bisognava passare dal 12% dei fondi messi a disposizione dell'educazione e della cultura, siamo arrivati al 17,5%, al 18%, non era un lavoro formale, è un lavoro sostanziale. Adesso si tratta di capire come declinarli. La prima declinazione è una sola: mai più DAD. La scuola è indispensabile per lo studente come il supermercato per la famiglia. Se per la famiglia è importante andare alla spesa anche se c'è il più drammatico Covid, per la persona è importante, per i nostri figli, andare a scuola, perché andare a scuola non è solo il luogo dove ti incontri, la scuola è il luogo dove sei educato, la scuola è il luogo dove ti vengono date le ragioni, la scuola è il luogo dove l'investimento del futuro si gioca. E allora concludo, perché c'è una mostra che al meeting di Rimini è stata fatta, che dà dei dati impressionanti. Ma se ci sono 21.000 edifici scolastici in Italia che non sono a norma, 21.000 edifici scolastici, il 53% degli edifici scolastici in Italia non sono a norma, che cosa vuol dire questo? Che cosa è accaduto in questi anni? Non è solo un problema di sicurezza, è che per ognuno di noi la casa è il luogo dove la persona vive, e tu la casa la vuoi fare bella. E se tu sei trascurato perché una scuola non capisci che è il principale luogo dove la persona viene educata, formata, dove si educa ad affrontare le sfide del futuro, vuol dire che quel pilastro che si chiama educazione e formazione non lo hai capito, lo hai trascurato, hai pensato che fosse solo un problema di obbligatorietà dell'educazione della scuola. Per questo la sfida che abbiamo davanti è decisiva, è per questo che dobbiamo collaborare tutti insieme. Il tema dell'autonomia scolastica, il tema della formazione continua e dell'aggiornamento dei docenti. Ma perché i docenti della scuola si parla solo in termini sindacali? E mai come la principale risorsa che noi abbiamo su cui investire continuamente. Ecco, questi sono i temi che abbiamo davanti. Come affrontarli? Con la bacchetta magica? No, con un metodo, che è quello che abbiamo scritto nel manifesto che tu hai pubblicato. Quello del dialogo, quello del non dimenticarsi le identità che sono diverse, ma del capire che forse è in gioco la prima sfida che abbiamo. O il futuro lo costruiamo insieme, oppure rischiamo di essere sconfitti tutti. Poi torneremo a confrontarci, a dividerci e anche a farci giudicare dagli elettori. Questo è lo scopo dell'intergruppo, e veramente grazie ancora al meeting per averci ospitati. Bene, io chiederei a tutti una battuta su questo punto, e soprattutto sul tema di come è possibile portare avanti rapidamente le proposte che l'intergruppo ha messo al centro, sia per quello che riguarda la didattica, sia per quello che riguarda le agevolazioni alle aziende per la formazione dei dipendenti. Io lo dico a tutti, perché essendo rappresentata abbastanza ampiamente l'arco parlamentare, ma anche a qualche partito importante, ma insomma possiamo recuperarlo.
ho sempre visto in questo ormai quasi 2 anni, ahimè, che ogni volta che c'è un problema di pandemia, la prima cosa, un governatore di destra, di sinistra, di centro, cosa che dice, chiudiamo le scuole. È come se ci fosse, come dire, un disvalore nell'educazione che forse bisognerebbe recuperare, e anche da parte, credo che le aziende abbiano un problema abbastanza rilevante, soprattutto su alcune competenze. Prego, dottor Rottasetti. Vi prego, su questo una punto velocissimamente di un minuto ciascuno, perché siamo già fuori. La mia esperienza come gestore di un'organizzazione, di un'impresa, di un'organizzazione di servizi professionali: noi assumiamo 1.500-1.700 laureati all'anno, quindi la nostra organizzazione di fatto è un corso post laurea, un enorme corso post laurea. L'idea di non essere in grado di continuare a formare queste persone, che sono laureati anche da eccellenti università, ma dare a loro quella formazione, abbiamo chiamato non cognitive skills recentemente in un interessantissimo libro uscito da poco, l'idea di non poter fare questo, e quindi l'onorevole Ulpi ha parlato di DAD, io parlo di smart working. Sono la stessa bestia, scusatemi il termine, vista da due lati diversi della luna. L'eccesso di smart working potrebbe portare ad un depauperamento e ad una riduzione delle possibilità di crescita professionale, personale e individuale del nostro futuro, futuro collettivo, che deve essere considerato. Deve essere considerato come un rischio potente. E in un mondo in cui si continua a parlare di investimenti, di riforme, di innovazione, di competitività, di capacità di inventare qualche cosa di nuovo, eliminare il contatto umano può solo essere deteriore. Io mi fermo qua perché secondo me ci vorrebbe troppo tempo per approfondire. Onorevole Cattaneo. Rapidamente, dopo ogni evento drammatico si riparte dall'investimento sul capitale umano e sull'istruzione. Questo non è uno slogan, ma lo dice la storia, e devo dire che la mostra che al meeting in questo momento è esposta permette di vederlo nei numeri, nell'evidenza che ogni volta c'è stato. La domanda è: la scuola italiana è pronta a fare questo? Perché questo noi legislatori con responsabilità dobbiamo domandarci. Io credo che oggi la scuola italiana sia troppe volte, al di là di esempi eccezionali, nel suo complesso però ha delle rigidità che la rendono poco flessibile e lenta nell'adeguarsi alle emergenze del momento, ma anche alle esigenze del mercato, delle imprese. Vediamo il gap che abbiamo sugli istituti tecnici nel nostro paese, mentre le aziende avrebbero un sacco di bisogno di formazione fatta in maniera mirata. E allora lavoriamoci, questo è un altro pezzo che va riformato. E permettetemi anche sul tema scuola, però io in Parlamento ho respirato una delle più alti tassi di ideologie ancora presenti, perché è vergognoso quello che, uso questo termine forte, si è fatto sulla pelle di tante scuole paritarie, perché le scuole paritarie meritano di essere giudicate per la qualità del servizio che erogano. E purtroppo Io ho fatto il sindaco, poi ho il difetto di essere ingegnere, guardo i numeri, e io veramente il tema scuola paritaria non capisco perché ci si divide su tante ideologie e non invece al riscontro dei fatti, della verità che sia davanti. L'abbiamo sgombrato su tanti aspetti, sgombriamolo anche sul tema scuola, questo tasso di ideologia, e guardiamo nel merito, e allora scopriremo che ci sono un sacco di esperienze positive da portare avanti. Bene. Onorevole Fidanza. Velocissimo, intanto per dire che sono molto d'accordo con le sue parole sulla questione scuola. A me sembra che la caccia a quel 10% di personale scolastico non ancora vaccinato, che a scanso di equivoci mi auguro si vaccini, no? Quindi, come ho fatto io e gran parte di noi, ma credo che serva poi in realtà a coprire proprio la mancanza di interventi strutturali, esattamente come è stato un anno fa. Non si sono fatti interventi sui trasporti, sull'ampliamento degli spazi scolastici per evitare le classi pollaio, sui sistemi di areazione all'interno
all'interno delle classi per evitare il contagio, tante cose che si potevano mettere in campo, che noi nel nostro piccolo suggeriamo ai governi da diversi mesi e che ancora oggi non sono state realizzate. Quindi il mio terrore, anche da genitore di bambini in età scolastica, è esattamente lo stesso suo, cioè che tra qualche settimana ci diranno che non si riesce a controllare l'ennesima variante e la prima cosa che chiuderanno saranno le scuole. Dio non voglia, ma purtroppo penso che sia uno scenario purtroppo abbastanza probabile, e faccio gli scongiuri da solo. La seconda questione riguarda il lavoro e la scuola insieme. Ho fatto qualche giorno di vacanza, come spero molti di voi, e credo che sarà capitato a tanti di parlare con chi gestisce strutture del settore turismo, che ci dicono che quest'estate, in questa stagione, non hanno avuto modo, non sono riusciti, hanno fatto fatica a trovare ragazzi per il lavoro stagionale. In gran parte dei casi questo è derivato dalla sciagurata applicazione di uno sciagurato provvedimento come il reddito di cittadinanza, che ha fatto proliferare il nero e ha fatto in modo che i ragazzi, anziché andarsi a fare il lavoro stagionale per 3 mesi, se ne stessero a casa. Allora, coraggio vuol dire, con lo spirito a cui ci richiamava Maurizio Lupi, anche quello di mettere finalmente mano a questo provvedimento, separare in maniera netta i percorsi di assistenza che sono necessari per chi non è in grado di lavorare e ha bisogno che lo Stato lo aiuti esercitando il suo ruolo di gestore della solidarietà sociale, da chi invece è in condizioni di lavorare, e allora dobbiamo mettere le imprese, le uniche che possono creare il lavoro, nelle condizioni di poter assumere quel giovane. Onorevole Melilli. Sì, ma io credo che la sfida dell'istruzione insieme alla sfida della ricerca credo siano le sfide più grandi del PNRR, perché su quello davvero ricostruiamo il paese. Che ci sia bisogno di un lavoro molto diverso che leghi il sistema della formazione professionalizzante a quello delle imprese, mi sembra una cosa talmente banale che si fa fatica anche a dirla, ma che non siamo mai riusciti a fare, facendo in modo che si costruisse un sistema per cui le distanze sono infinite tra i tempi dell'impresa e i tempi della formazione. E speriamo che con gli ITS, con quanto è previsto nelle PNRR, si possa fare davvero un salto in avanti. Mi permetto di fare un appello: siccome gli ITS li facciamo con un sistema di fondazione al quale sono chiamate a partecipare le imprese, chiediamo alle imprese di esserci, perché se il percorso formativo viene fatto dal management delle imprese, sulle esigenze vere delle imprese, allora gli ITS diventano davvero un successo. Sul resto mi permetto solo di fare un appunto a Cattaneo, me lo consentirà: non abbiamo fatto un cattivo lavoro sulle scuole paritarie, se no porto a testimonianza Lupi, abbiamo fatto un lavoro faticoso perché ci sono idee diverse, questo è il bello della democrazia e credo sia giusto così, ma abbiamo fatto un buon lavoro, almeno per quanto riguarda la commissione bilancio che presiedo, e lo abbiamo fatto con il consenso di tutti, anche quelli più riluttanti, e questo credo sia a vantaggio di un sistema molto pregevole della nostra formazione italiana. Questo lo vedremo davvero nei prossimi mesi, vedremo come partirà il nuovo sistema. Abbiamo fatto un buon lavoro anche sull'edilizia scolastica, non finisce mai il lavoro sull'edilizia scolastica, Maurizio, però e io vengo da una terra di terremoto e quindi non devo aggiungere nulla, diciamo, a quello che ha detto Maurizio, perché l'abbiamo pagata cara la fragilità di quel sistema. Però anche qui si misurerà la costruzione di un'Italia migliore. Ci vuole un po' di coraggio e finalmente credo che ci sia bisogno che tutti dimostrino di essere davvero classe dirigente. Maurizio. Veramente solo una battuta, anche perché veramente grazie anche agli amici e ai colleghi che non sono qui e che hanno lavorato tutto l'anno, anche al meeting di Rimini abbiamo ricordato le parole di Papa Francesco: peggio di questa crisi c'è solo l'occasione di sprecarla. Da 18 anni con l'intergruppo lavoriamo insieme per questo, con la Fondazione per la Sussidiarietà. Credo che dobbiamo con responsabilità e concretamente proseguire su questa strada. Mi sembra che sia l'unica strada insieme nella diversità per costruire il bene comune, ed è un segno ed è una testimonianza che anche in Parlamento possiamo dare. Grazie. Bene.
Grazie davvero a tutti i partecipanti a questo nostro incontro e soprattutto grazie a voi che siete stati qui ad ascoltarci. Prima di finire devo fare un appello, annuncio, visto che parliamo di scuola, perché nell'area del meeting ci sono postazioni che si chiamano Dona Ora, c'è un cuore rosso che le caratterizza, che le individua, e serviranno a finanziare un progetto per l'appunto per i bambini di Kampala. Quindi chi vuole può donare, è particolarmente gradito un'operazione per un gesto veramente utile e positivo. Grazie ancora a tutti, buona serata.